Benissimo, e per fare chiarezza su questo tema così spinoso, così importante, ma anche proprio per comprendere realmente ciò con cui abbiamo a che fare, un pericolo, non un pericolo, insomma, vediamo un pochettino di capirne di più, do il benvenuto a Radio Sprint al dottor Michele Campagna, medico di famiglia. Dottore Campagna, benvenuto a Radio Sprint Palermo. Buonasera, buonasera a tutti voi ascoltatori, radioascoltatori. Dottore, allora, io vorrei parlare con lei di coronavirus. Innanzitutto, in maniera molto anche banale, se vuole, le chiederò: siamo realmente di fronte a un pericolo reale o c'è magari quel pizzico di psicosi che sta facendo la differenza? Allora, per quanto riguarda il pericolo, il rischio di contagio non è equiparabile a quello che poi alla fine è il pericolo in sé per sé. Intanto siamo di fronte ancora a una forma di epidemia e non di pandemia. È pur vero che il virus è molto contagioso, si espande a macchia di leopardo, come abbiamo visto, con un primissimo focolaio nell'Oriente, quindi in Cina. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, praticamente abbiamo avuto un susseguirsi di contagi anche nel nostro paese, e soprattutto nel nord, anzi, fondamentalmente nel nord. Quindi siamo ancora alla ricerca di un presumibile paziente zero. In ogni caso, il virus è estremamente contagiante, questo è vero. Si trasmette fondamentalmente con le goccioline di flug, sarebbero le piccole goccioline di saliva in aerosol. Quindi, in tal senso, potrebbe poi provocare, così come lo fa tranquillamente, come lo fa altrettanto un virus influenzale, potrebbe provocare delle complicanze a carico del territorio polmonare, quindi provocando delle broncopolmonite. E quindi la situazione poi, a secondo il soggetto che viene colpito, può dare adito ad una complicanza anche mortale. Però dico, in questo momento la mortalità nel mondo è intorno al 2%. Sembrerebbe che questo ci sia un calo della mortalità, in quanto l'espansione del virus sembra che nel tempo possa attenuare la sua virulenza e quindi la sua morbidità. Tra le altre cose, lei ha detto una cosa importante, perché sembra che nessuna vittima del virus sia morta propriamente per il virus quanto per le complicanze dovute a quest'ultimo. Anche la stessa broncopolmonite, se venisse fuori, diciamo che è abbastanza curabile, cioè nel senso che abbiamo ottime possibilità di guarigione. Quel 2%, ripeto, che tra l'altro è in calo di mortalità su tutta la popolazione, colpisce chiaramente e frequentemente soggetti che già hanno delle complicanze, insomma, o hanno un'età avanzata o hanno delle complicanze del tipo cardiovascolare o respiratorie, in sé, nel senso che soffrono di un problema respiratorio cronico già di base. Quindi comunque diciamo che se si è in buona salute si può superare serenamente. Certo. È pur vero che più contagi avremo, più potenzialmente più mortalità ci sarà, è chiaro. Quindi per far ciò la cosa fondamentale, più importante, è quella di mantenere, diciamo, una certa igiene, così come è stato espresso dal decalogo pubblicato dal Ministero della Sanità recentemente, e quindi fare appello intanto all'igiene, soprattutto all'igiene delle mani, e eventualmente mantenere una certa distanza uno all'altro, specialmente se il soggetto è raffreddato, e l'uso delle mascherine, che deve essere esclusivo per i soggetti che hanno una patologia influenzale, e per i soggetti, chiaramente i sanitari, che debbano assistere l'eventuale soggetto malato.
Quindi comunque le mascherine hanno un loro senso se utilizzate con criterio. Sì, certo, perché sennò insomma, alla fine insomma, utilizzarle tutti quanti non avrebbe veramente senso. Quindi, come dicevo, e poi la cosa più importante è cercare di, nel momento in cui c'è una situazione influenzale ancora da conoscere, ma influenzale che nel senso con tosse, febbre, eccetera, eccetera, la prima cosa da effettuare è quella di non recarsi assolutamente al pronto soccorso per non... non solo per non andare a creare problemi di ingombro al pronto soccorso, ma anche per nell'eventuale infezione potenziale da coronavirus. Chiaramente potremmo contagiare altri soggetti, e tra cui anche i sanitari che sarebbero utili. Il che sarebbe un disastro. Lo stesso dicasi nel caso dell'ambulatorio del medico di famiglia. Il medico di famiglia viene eventualmente contattato con i comuni mezzi di comunicazione come il telefono o eventuali comunicazioni tramite le chat che noi conosciamo e quindi colloquiare con il medico di famiglia, quindi il cosiddetto triage telefonico. Questo triage telefonico, praticamente il medico farà delle domande specifiche per potersi rendere conto davanti a quale problema siamo e di conseguenza poi eventualmente dare delle indicazioni ben precise al paziente, sia di ordine terapeutico sia eventuale di ordine sanitario, che comunque nel momento in cui c'è un vero sospetto di infezione da coronavirus verranno messi in gli attori che verranno messi stavolta in gioco saranno ben alti, come infatti si chiamerà eventualmente un numero particolare che sarebbe il 1500 che ormai tutti conosciamo, o addirittura il 112, e quindi a questo punto si innescherà una macchina per poter andare a verificare di persona quello che sta succedendo, quello che, di cui il paziente sta soffrendo. Quindi dottore Campagna, l'appello, io approfitto chiaramente di questa trasmissione per fare un appello a tutti i potenziali pazienti, esatto, influenza, che o sono da coronavirus o sono da H1N1 o H2N1, cioè qualsiasi tipo di influenza soggetto sta soffrendo, la cosa principale da fare è quella proprio di comunicare, mettersi in contatto col proprio medico di famiglia, effettuare un colloquio telefonico e quindi osservare quello che scrupolosamente il medico di famiglia detti. Senza panico assolutamente, anche perché nel momento in cui malauguratamente siamo davanti a un'infezione da coronavirus, diciamo che ci sono delle ottime possibilità di guarigione e di follow up del paziente, nonostante attualmente non esista un vaccino, però dico tutto sommato assolutamente no, però dico ci stanno studiando, tra l'altro, quindi se tutto va bene, insomma, così come sembrano a me dalla lettura degli ultimi dati a carattere mondiale sembra che il virus stia cominciando a cedere le armi. Speriamo. Nel senso bene. Che c'è un contagio minore giornaliero, cioè è chiaro che nel caso dell'Italia, siccome è venuto il contagio è venuto con un certo ritardo, è chiaro che questi numeri vengono fuori adesso perché il contagio è venuto adesso, però nell'insieme, cioè nella visione mondiale, si può notare quelle che sono le caratteristiche di morbilità, di virulenza, meglio dire, del virus stesso. Quindi il fatto che si stia attenuando il contagio, si stia scendendo il numero di contagi e della mortalità stessa, quindi questo sono dei punti a nostro favore.
Tutto. Insomma, speriamo veramente in bene. Io ringrazio ancora tantissimo il dottor Michele Campagna per la sua collaborazione e per la sua chiarezza. E continuiamo, insomma, a monitorare il problema coronavirus, se realmente di problema si tratta. Dottore Campagna, grazie di essere stato ospite di Radio Sprint Palermo. Grazie a tutti voi e buona salute a tutti.